Di Marco Imarisio di notte nell'hotspot le battute sulle presenze si dimezzavano. E le dimissioni? Qui non cambia nulla. I lampedusani ridono. Oggi siamo diventati puliti come la Svizzera. Nella notte, prima della visita, l'hotspot è stato svuotato. Venerdì mattina c'erano ancora 3.000 persone. Ora sono poco meno della metà. I giornalisti possono raggiungere i cancelli per documentare la trasformazione. Lungo le pareti laterali non ci sono più centinaia bottiglie plastica da un litro piene urina. Non ci sono più stracci sporchi escrementi. I miasmi nei giorni scorsi hanno varcato i cancelli e hanno raggiunto il terreno arido che circonda. L'edificio sono stati sostituiti da un vago odore di acido fenico. Ricorda una corsia ospedaliera. Miracolo! I 200 sacchi neri della spazzatura accatastati accanto alla garitta militare da cui sono state fatte entrare Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sono l'unica testimonianza tangibile dell'ennesima settimana complicata in cui Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen hanno dovuto vivere ai margini isola con la sola colpa di essere il nostro avamposto del Mediterraneo. È facile così, mormora Vito Fiorino dietro il suo bancone dei gelati in centro. I clienti del pomeriggio sono d'accordo con lui e scherzano sulle pulizie notturne. 10 anni fa, al tempo della strage del Venerdì Santo, faceva ancora il pescatore e ebbe un momento di meritata notorietà per aver tratto in salvo con il suo equipaggio 43 naufraghi. Da allora non è cambiato nulla. Dice, ci sono state situazioni molto più gravi di questa, senza che nessuno ne parlasse. Istituzioni e leader popolari Lampedusa non crede più alle visite di solidarietà. Negli ultimi anni i suoi residenti hanno ascoltato di persona i discorsi di due della comunità europea, 5 presidenti del Consiglio di Europa e 4 del Consiglio, contro il parere del suo staff. Giorgia Meloni scende dall'auto blu tra Largo Bonfiglio e via Roma e inizia a litigare con un gruppo di persone che bloccavano il convoglio. Il barbuto Giacomo Sferlazzo funge da leader del popolo, agitatore culturale e militante politico. Si definisce comunista ma non di sinistra. E in questo frangente ha siglato una sorta di accordo cordiale con il vice sindaco leghista Attilio Lucia, che nel 2011 fu denunciato per aver bloccato le auto della polizia che trasportavano i migranti appena sbarcati al porto commerciale. I manifestanti sventolano bustine camomilla in risposta al questore di Agrigento Emanuele Ricifari, che sabato ho l'invito a un incontro per un caffè aveva suggerito scegliere una bevanda più rilassante per calmare gli animi. Il colloquio con il premier si chiude tra gli applausi, con la promessa di una tregua fino alla festa della Madonna di Porto Salvo, prevista per il 22 settembre. Ma quel gruppo rumoroso non è certo rappresentativo dello stato d'animo degli isolani. All'ultimo incontro nella piazza delle Pelagie Mediterranee, il movimento di Sferlazzo, erano presenti 32 P.